tutti i nostri telespettatori, ben trovati a Blog TV. Altro appuntamento, è tornato a trovarci qui nei nostri studi il sindaco di Catania, l'avvocato Raffaele Stancanelli, che subito ringrazio e saluto. Buonasera a lei, grazie. Buonasera sindaco, ben trovato nei nostri studi. Ogni tanto riusciamo a ritagliare uno spazio per poterci vedere e raccontare un po' alla città il sunto di quella che è l'amministrazione comunale, anche le critiche che quotidianamente vengono fatte, ma anche le cose positive senza dubbio. Intanto già in molti danno per in scadenza, no, il mandato, perché adesso il prossimo anno si voterà anche a Catania. Ma non è che in molti quindi danno in scadenza, sono i tempi della legislatura. Però in molti già lo danno come una cosa proprio molto fattiva, anche associata magari alle regionali, quindi già c'è una grande fermento, ecco, grande preparazione. Lei come sta vivendo? Ma guardi, io vivo regolarmente, come vivo da 4 anni, questo mio compito di amministrare Catania. Nel mese di maggio del 2013 finisce il mio mandato e poi gli elettori decideranno, quindi non sono in molti. È il tempo che scorre, 5 anni passano, io continuo a lavorare regolarmente per la città e alla fine del mio mandato, se ci saranno le condizioni, chiederò ai catanesi di o rinnovarmi il mandato e quindi premiarmi per l'azione che ho svolto, oppure non rinnovarmi la fiducia perché ritengo che non abbia fatto bene. Semplicemente questo è il gioco della democrazia e io penso che lo dobbiamo accettare. Lei è ancora per le primarie oppure? Guardi, io sono stato sempre per le primarie, però vedo che tutti ne parlano, ma poi quando le primarie si devono fare non si fanno. Infatti, mai. Per se le regionali sono saltate. Alle amministrative io avevo sostenuto che fossero necessarie le primarie e non si fecero, con i risultati che abbiamo avuto. Per le regionali pensavamo, non essendoci il candidato e ancora se ne discute, che fossero necessarie le primarie e non si sono fatte, e vedo delle difficoltà in questi giorni, in queste ore a far quadrare. Io mi auguro che la classe dirigente del partito del centrodestra trovi le condizioni per riaggregarsi e dare uno spunto forte ai siciliani e agli elettori di centrodestra, che vedo in attesa ma giorno dopo giorno sfiduciati, perché se non vedono un'iniziativa forte ritengo che ci possono essere sviluppi non positivi per il centrodestra, ma questo lasciamolo ai dirigenti del partito. Dopodiché è chiaro che, come diceva giustamente lei, ci auguriamo che il lavoro che noi stiamo facendo, che io sto facendo, che la mia squadra, che la mia maggioranza, io rivendico un merito che ho ottenuto unita questa maggioranza in questi 4 anni, e tutti gli sforzi che abbiamo fatto per la nostra città li abbiamo fatti assieme, e penso che questo sia già un titolo di merito perché si ripresenta agli elettori. Sindaco, per il momento parliamo un po' di quella che è la vita amministrativa, poi certo. del lato politico sicuramente torneremo più avanti durante come questa intervista. Come lei sa, sono sempre a disposizione. Sì, le chiederò anche qualcos'altro, qualche parere anche sulla situazione generale politica, però appunto è più importante iniziare da quella che è la vita cittadina, amministrativa, senza dubbio, e dalle cose più attuali. Ad esempio il Consiglio Comunale si è espresso sull'IMU, un nodo che sicuramente ha preoccupato tanto i cittadini, purtroppo però si parla di aumenti. Ma guardi, lei dice necessari, ma aumenti sono? No, io non dico necessari, io dico questo. Io più di una volta ho detto in questi mesi come stanno le cose. L'IMU, una volta si chiamava ICI, ora si chiama IMU, sulla prima casa dal 2008 non la pagavano più i cittadini, perché il governo Berlusconi aveva abolito l'ICI sulla prima casa. E per quanto riguardava i comuni che ricevevano l'ICI fino al 2007, era lo Stato che provvedeva ai trasferimenti. Sì. Il comune di Catania, per quanto riguarda l'ICI sulla prima casa, aveva un trasferimento annuo di 27 milioni di euro che corrispondevano appunto al dato storico del 2007. Il governo Monti ha stabilito che l'IMU sulla prima casa si deve anche pagare, perché, e quindi non ci sono più i trasferimenti da parte dello Stato, e ha stabilito anche che l'IMU sulla seconda casa si deve pagare, e con la restituzione del 50% dell'incassato allo Stato. Questo è il dato di fatto. Siccome i comuni vivono con le entrate e con i trasferimenti nazionali e regionali e con le entrate proprie, nel momento in cui vengono meno i trasferimenti nazionali, le do soltanto un dato per farle capire la gravità della situazione: nel 2002, tra trasferimenti nazionali, regionali e trasferimenti di ogni genere, il Comune di Catania aveva un incasso di 243 milioni di euro, che attualizzati al valore attuale corrispondono a circa 300 milioni di euro.
Lei sa quanti sono i trasferimenti nel 2012 da parte dello Stato? 90 milioni. Quindi un terzo rispetto al 2002 e sicuramente non sono diminuiti di due terzi i servizi che il Comune deve dare ai cittadini, anzi sono aumentati. Questo è il dato. A questo aggiunga che l'ICI sulla prima casa, l'IMU, oggi si chiama IMU, non viene trasferita. Il Comune di Catania, ma come tutti i comuni, non potrebbe chiudere il bilancio se non facesse un riequilibrio con l'eliminazione delle spese, con tutto quello che abbiamo fatto. Ma non tutti i comuni hanno messo la massima aliquota. No, le dico, le spiego. Noi abbiamo la necessità di far quadrare il bilancio. Per far quadrare il bilancio abbiamo fatto delle proiezioni e abbiamo stabilito che per quanto riguarda gli alloggi più popolari, chiamiamolo così, a 4, a 5, a 6, quelli dove vivono le persone meno abbienti, l'aliquota è del 4 per 1000, quindi abbiamo lasciato l'aliquota minima. Questo io vorrei che si sapesse, perché se non si sa questo non si dice la verità per quanto riguarda appunto la prima casa. Per quanto riguarda A1, A7, cioè le abitazioni di cosiddette signorili, abbiamo messo il 6 per 1000, cioè il massimo. Per quanto riguarda A2 e 3 abbiamo messo il 5,50 per 1000, cioè 0,50 per 1000 e meno rispetto al massimo. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché se vogliamo, se non vogliamo essere demagoghi, se vogliamo avere gli equilibri di bilancio, se vogliamo continuare, sappia che un punto di IMU vale 14 milioni di euro. Quindi siccome noi dobbiamo pagare, le faccio un esempio, noi paghiamo più di 40 milioni di rimborso di mutui che sono stati contratti negli anni in cui si parlava della famosa primavera di Catania. Ecco, se non avessimo questi mutui da pagare, noi potremmo scendere di 3 punti il livello dell'IMU. Se vogliamo essere amministratori seri, anche se impopolari, dobbiamo fare equilibrare il bilancio, se no non ci sarebbero i servizi che dobbiamo dare ai cittadini. Quindi siamo stati costretti a fare il 5,50 e poi le dico che il 5,50 è l'aliquota che c'è in tutte le grandi città, tenendo presente che il patrimonio immobiliare, per esempio, di Roma o di Milano è di gran lunga più corposo rispetto a quello di Catania. Quindi abbiamo fatto una scelta obbligata, che ci metterà nelle condizioni forse di essere impopolari ma di essere seri e rigorosi, perché l'alternativa sarebbe stata quella del dissesto del bilancio. Tra l'altro dico una cosa, le opposizioni che gridano e parlano non hanno presentato neanche un emendamento che ci dicesse togliete un punto, un millesimo di punto piuttosto che un altro e troviamo l'altra copertura, perché non ci sarebbe la copertura. Per cui dobbiamo dare una risposta concreta ai cittadini. I cittadini mi auguro che lo capiranno, tenendo presente anche che il clima che si è creato rispetto a queste evenienze è un clima più preoccupante di quello che in effetti sia, perché poi molti sono resi conto, pagando la prima rata dell'IMU, che erano abituati a non pagare giustamente, quindi hanno ragione a seccarsi, ma se la prendono col governo Monti, che poi è un governo appoggiato da tutti i partiti, quindi anche coloro i quali oggi criticano, si devono rendere conto che il governo Monti che ha scelto questa strada. Io qualche mese fa, penso che lei lo ricorderà, fece un grido d'allarme contro questa iattura di governo che è convinto che risolvi i problemi d'Italia mettendo soltanto tasse ai cittadini. Allora, stiamo attenti a quello che diciamo, perché se vogliamo che il bilancio sia in equilibrio, così come oggi è in equilibrio, noi dobbiamo avere la certezza di lavorare nell'interesse dei cittadini. Senta, a proposito delle opposizioni, sempre restando su questo tema, ho sentito diverse dichiarazioni e proposte nei giorni scorsi, per esempio quella di ridurre o addirittura cancellare le municipalità. Penso forse sia più semplice ridurle, visto che comunque in effetti non hanno un potere concreto. Guarda, sulle municipalità io già ho fatto una proposta e stanno studiando gli uffici come ridurle, come dimezzarle. Il dimezzamento delle municipalità è un fatto importante. La proposta dell'amministrazione, che spero possa andare in consiglio da settembre in poi, è quella di portarla da 10 a 4 o massimo 5 se si considera San Giovanni Calermo. Su questo stiamo lavorando, ma ovviamente noi faremo una proposta, poi sarà il Consiglio Comunale che dovrà decidere. Questa è competenza del Consiglio Comunale. L'amministrazione può fare solo una proposta. Mi auguro che i consiglieri che parlano e che fanno proposte poi vadano in aula e approvino questa. Per quanto riguarda l'IMU, voglio dirle che sulla seconda casa, che il ricavato, il 50% va allo Stato, seconda casa, quindi noi, per quanto riguarda coloro i quali hanno la necessità della prima casa, abbiamo tentato di essere quanto più equi possibile. Sulla seconda casa non potevamo che applicare quell'aliquota, anche perché il 50%, dicevo, lo trasferiamo allo Stato. Invece, avendo avuto un contatto e un colloquio con i sindacati, abbiamo accettato
l'invito che i sindacati ci hanno fatto di vedere se per quanto riguarda il canone concordato, quindi le case in affitto con canone concordato, potessimo scendere di un punto. L'abbiamo fatto, abbiamo accettato un emendamento che è stato presentato dall'opposizione. Veda la capacità, sì, che noi abbiamo. Quando l'opposizione presenta emendamenti compatibili con il quadro di bilancio, non abbiamo difficoltà, anche perché io l'avevo concordato con i sindacati. Quindi la nostra massima apertura a tutte le proposte che possono migliorare una manovra, e in questo caso abbiamo dimostrato ieri sera che un emendamento presentato dal PD, l'abbiamo fatto nostro dall'amministrazione, l'ha votato tutta la maggioranza. Quando gli emendamenti sono emendamenti seri e non demagogici, noi ovviamente siamo a disposizione, ma magari anche gli emendamenti demagogici sono stati, non c'è stato nessun emendamento concreto, erano tutti inammissibili. Senta Sindaco, a proposito di tagli e risparmi dell'ente, sentivo una dichiarazione del consigliere Zammataro che diceva: allora tagliamo le consulenze che al comune costano milioni di euro. Il consigliere Zammataro o è ignorante o è in malafede. Io immagino che sia ignorante, perché... Nel senso che ignora. Io penso che ignora, ma è anche un pochettino demagogico. Ma penso questo... che abbia guardato delle carte. No, appunto, se avesse guardato le carte è ignorante, oppure è in malafede, perché le consulenze al Comune di Catania sono tre, le ripeto chi sono, l'ho detto tante volte, il professore Cariola, titolare della Carta di Diritto Costituzionale, che ci aiuta e ci sta assistendo in tutta l'attività che noi stiamo svolgendo per il piano regolatore, per Corso Martire, per il PUA. L'ingegnere San Filippo, che è il capo di gabinetto, che è il personaggio che è riuscito a recuperare 60 milioni di fondi europei attraverso la progettazione europea. Catania non aveva mai presentato progetti europei. E l'ingegnere Guglielmo, che è il responsabile della mobilità a Catania e che è riuscito a portare già il PUT, a fine mese porteremo il PUT, cioè il piano urbano del traffico, e tutto quello che stiamo facendo a livello di traffico, l'ultimo è quello delle biciclette per esempio, è opera dell'ingegnere Guglielmo. Tutte queste tre consulenze al Comune di Catania costano in un anno 250.000 euro. Il bilancio del Comune di Catania è 450 milioni di euro, quindi chi dice milioni di euro dice una cosa falsa sapendo dire il falso, perché o ha letto le carte e quindi o non le sa leggere, oppure dice cose false, oppure non ha letto le carte e inventa le cose. Ecco, questa è la realtà. Per cui qualunque attività che noi facciamo anche in questo campo è sotto il controllo personale mio. Abbiamo tre persone che lavorano dalla mattina alla sera e io sfido chiunque. Poi possiamo dare i dati di quanti erano i consulenti del Comune di Catania dal 93 al 2007, al 2008, quando mi sono insediato, e lei avrà la possibilità, come attenta cronista, di dire che erano decine. Ci fu un periodo in cui abbiamo raggiunto 50 consulenti, dirigenti esterni ne abbiamo avuti fino a 20. Ecco, questa è la realtà. Allora non dicano cose non vere, anche perché in un momento di demagogia, di anticasta, di antipolitica, dà notizie false, aizza la gente specialmente, che in certe situazioni non ha neanche come comprarsi il pane. Quindi stiamo attenti a buttare fango sulle persone o a buttare fuoco sulla benzina. Lei stava parlando di progetti europei, di fondi soprattutto, certo, per dei progetti, per che cosa? Guardi, per quale ambito? Il Comune di Catania, nell'ambito dei servizi sociali, nel campo della mobilità, ha avuto il risultato primo in graduatoria, e stanno incominciando ad arrivare i progetti e i finanziamenti, perché abbiamo saputo progettare. Quando parlavo di 60 milioni di euro dicevo una cosa esatta, perché questa è la realtà amministrativa, come posso dire, questa è la realtà concreta di come abbiamo lavorato in questi 4 anni. Abbiamo da un lato provveduto a riprenderci da quella voragine, da quel buco, da quel 1.100.000.000 di debiti che abbiamo trovato, dall'altro abbiamo programmato, e la programmazione oggi si vede, perché tante cose le stiamo portando ad esaurimento. Ma poi parleremo per esempio sicuramente parleremo del piano regolatore, parleremo di tante altre cose, quindi poi le dimostrerò come caso per caso noi non soltanto abbiamo provveduto all'emergenza, ma abbiamo provveduto anche alla programmazione, alla realizzazione delle cose. Le dico per esempio soltanto 24 milioni noi li abbiamo ottenuti per la mobilità sostenibile, anche per l'acquisto di autobus e per il BRT. Noi è partito il BRT in questi giorni, la costruzione del BRT, che vuol dire la corsia preferenziale degli autobus dalle
e dal parcheggio Due Obelischi fino a Piazza del Secolo, che sarà percorso in 20 minuti, immagino cosa vuol dire appena sarà completata entro dicembre con gli autobus nuovi che ci saranno acquistati con i fondi della Comunità Europea. Ecco, voglio dire, stiamo attenti a buttare benzina sul fuoco quando poi le notizie sono false. Quindi Zammataro, che è un giovanetto che vuole farsi strada, stia attento prima di parlare. Un consigliere comunale. Beh, un consigliere comunale che dovrebbe documentarsi prima di parlare, e quindi non dica milioni perché dice una bugia, una falsità. Quindi, avendo già citato nuovi autobus che sostituiranno magari quelli vecchi targati Firenze, non so se sono ancora in giro. Se lei vuole invitarmi alla polemica, glielo dico, perché dica. Questi sono gli autobus che furono comprati nella famosa primavera di Catania. Quando abbiamo speso miliardi, che poi abbiamo regolarmente, i miliardi sono stati spesi alla fine dell'anno, arrivava il direttore, già mi sembra che si chiama Luncano, si chiamava, arrivava il consiglio comunale, quest'anno c'è un disavanzo di 30 miliardi, facciamo un mutuo, quest'anno c'è un disavanzo di X, e noi i mutui li paghiamo oggi noi, cioè coloro i quali facevano le feste, i festini, le primavere con i miliardi, poi alla fine i festini facevano anche, e poi facevano i mutui a fine anno perché allora si potevano coprire i disavanzi con i mutui li paghiamo noi. Ripeto, se non avessimo quel carico di mutui, io ho trovato 549 milioni di sorte capitale di mutui da pagare, e li stiamo tutti pagando, ogni 6 mesi paghiamo. Quest'anno abbiamo pagato. Si faceva una città nuova con 549 Si potevano fare tante cose, si facevano anche, però si pagavano i disavanzi della MT. Oggi invece la MT la paghiamo noi. 100 milioni di debiti abbiamo trovato nella MT. Ecco, volevo arrivare proprio quindi, anche qui alla MT. Quindi anche allora si compravano gli autobus targati Firenze, uno stock di quarta mano, e poi sono fermi ancora là. Ecco. Voglio dire, queste cose le diremo in campagna elettorale, i cittadini a poco le apprendono, perché i cittadini vanno anche informati delle realtà. Questa è la realtà di una città che in questi ultimi 20 anni, e qua non faccio veramente io distinzione di colori politici, di centrodestra, anche perché ultimamente aveva governato, ma senza dubbio, ma io con molta serenità ho detto che chi amministra ha il dovere di elevarsi un poco rispetto alla propria collocazione politica e di guardare le cose come stanno. Io, se un merito ce l'ho, è quello che ho tenuto unita in questi 4 anni la coalizione, lasciandola fuori dalle fibrillazioni politiche, e ce ne sono, e questi giorni lo dimostrano, tentando di amministrare l'interesse di tutti i cittadini, di centro, di destra e di sinistra. Dicevamo della situazione delicata dell'AMT, visto che siamo in tema. Ma guardi, l'AMT. C'è preoccupazione. Ma certo, io ho molta preoccupazione per l'AMT, perché le dico una cosa: mentre prima si facevano i mutui, mentre noi abbiamo trovato quasi 100 milioni di debiti tutti fuori bilancio e li abbiamo rimessi in bilancio, quindi ormai sono chiari, e ogni mese diamo come amministrazione quasi 2 milioni e 900 mila euro all'AMT per ripianare i debiti e per andare avanti, la regione siciliana, che trasferisce come per legge a tutte le aziende municipali, a tutte le aziende di trasporto, perché anche questo è un dato che dobbiamo conoscere, in nessuna parte del mondo o in nessuna parte d'Italia le aziende che fanno trasporto pubblico possono guadagnare, c'è sempre un contratto di servizio, è da vedere cosa hanno in relazione alla vendita dei biglietti, ma in ogni caso interviene sempre lo Stato o la Regione. In Sicilia interviene la Regione, l'azienda municipale di trasporto ha un credito nei confronti della Regione, in particolare l'assessorato alle infrastrutture, che in questo momento è diretto dall'assessore Vecchio, di 15 milioni di euro. Immagina lei cosa vuol dire 15 milioni di euro oggi in relazione ai quasi 3 milioni che diamo noi ogni mese, quindi 5 mesi di mensilità che noi eroghiamo alla Regione, all'AMT, e che non vengono trasferiti, e sono non sovvenzioni, sono rate dovute, così come la Regione dà alle altre aziende della Sicilia. Allora io dico che invece di fare polemiche sui dipendenti, sugli autisti, si dice che gli autisti lavorano per avere lo stipendio, mi pare questa è una cosa, è la palissiana, è chiaro che chi lavora deve avere lo stipendio. È stata definita azienda stipendificio, come se gli autisti non dovessero essere pagati, o come se, non so come si potrebbe fare, che gli autobus camminano senza autisti e senza benzina o senza mezzi di ricambio. Cioè qua arriviamo a sentire follie
che non stanno né in cielo. Forse né in si intendeva dire che c'è stata una mano leggera nelle assunzioni, ma la mano, prima. Ma no, io non lo so se c'è stata una mano leggera nelle assunzioni, no. Io le posso dire soltanto che l'AMT è una azienda che senza il personale non va avanti, è naturale. Poi come sono stati assunti negli anni scorsi non lo so, ma so che ci sono attualmente 900-800 autisti che devono, non soltanto autisti ma anche con altre funzioni, che hanno il dovere di lavorare ma hanno anche il diritto di ricevere lo stipendio. Chiunque dica che è uno stipendificio non sa di cosa parla, ecco, non sa di cosa parla o fa soltanto propaganda. Allora, in questo momento, lo ripeto anche all'assessore Vecchio, come l'ho detto a Zammataro, forse è facile fare antipolitica e fare demagogia, ma poi chi amministra ha il dovere di confrontarsi quotidianamente con la realtà concreta dell'amministrazione, quindi dica cose serie e si adoperi da assessore e anche da cittadino catanese a far trasferire queste risorse e la crisi sarà sicuramente scongiurata. Abbiamo accennato durante questa intervista anche del PRG, del PUA, a che punto è arrivato l'iter? Il PRG noi abbiamo, io avevo preso un impegno con la città, l'avevo preso nel 2009 quando dissi, avendo trovato un ufficio smantellato, non c'era più l'ufficio del piano regolatore, ho ricostruito l'ufficio del piano regolatore, l'ho affidato a un architetto interna, l'architetto Pelleriti, abbiamo fatto una convenzione con l'Università di Catania, per l'esattezza con il Dipartimento di Architettura della Facoltà di Ingegneria diretto dal professore La Greca, nel 2010 abbiamo fatto la convenzione, dissi che in due anni avrebbero completato l'iter del piano regolatore, a dicembre del 2011 abbiamo illustrato le grandi linee del piano regolatore, l'abbiamo completato, l'abbiamo mandato al Genio Civile, il Genio Civile circa 20 giorni fa ci ha trasmesso il piano con il parere favorevole, lo abbiamo adottato in giunta la settimana scorsa, l'abbiamo già trasferito in Consiglio Comunale. Noi abbiamo fatto la nostra parte nei tempi stabiliti. Ora la palla è passata al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale ne incomincerà a discutere sicuramente alla fine di agosto, all'inizio di settembre. Mi auguro che l'insieme del Consiglio Comunale, destra, centro, sinistra, comprenda cosa vuol dire dopo 40 anni, il piano regolatore vigente è stato adottato nel 1964, è stato approvato dalla regione nel 1969, è entrato in vigore nel 69, è dal 1993 che si discute del piano regolatore, sì. Noi abbiamo compiuto il nostro dovere, ora spetta al Consiglio Comunale e l'amministrazione è a disposizione del Consiglio Comunale per valutare tutto quello che c'è da valutare in modo tale che entro l'anno venga adottato. Ecco, io penso che questa sia una notizia importante tenendo presente che il piano regolatore è il volano dell'economia. E io un ringraziamento, se lei mi permette, va al professore Arcidiacono, al vice sindaco, professore all'urbanistica, che ha speso questi ultimi due anni e mezzo in maniera rigorosa, come sa fare lui, da persona capace, da professionista serio, perché questo nostro impegno che abbiamo preso con la città potesse essere attuato. Ci siamo riusciti, mi auguro che il Consiglio Comunale, ma sono convinto che ci riuscirà il Consiglio Comunale, ieri la maggioranza ha dato una prova di forza, di serietà, quando si è trattato di approvare l'IMU, tutta presente in aula, e questa è la dimostrazione che se ne dica spesso, ma anche il numero legale. Poi quando la maggioranza serra, come posso dire, le fila, riesce a raggiungere risultati per la città. Ma ci saranno grandi stravolgimenti all'interno del PRG? Ma il PRG è così come quando lo abbiamo illustrato, quando il professore La Greca lo ha illustrato assieme ai suoi collaboratori, assieme all'architetto Pelleriti in Consiglio Comunale, parte da una filosofia. Questa città non ha bisogno più di costruzioni, questa città ha bisogno di servizi. Le do alcuni dati. Gli standard urbanistici previsti dal decreto del 68 a Catania sono inferiori del 50% di quelle che dovrebbero essere. Uno degli standard urbanistici è il verde. Noi a Catania siamo assenti nel verde. È vero. Tutto quello che si realizzerà nel piano regolatore va verso il verde, verso i servizi, verso quella capacità di perché i cittadini si sentano padroni a casa loro, c'è nella loro città. Questa è la filosofia del piano. Non ci servono più costruzioni, abitazioni. Tenga conto che il piano regolatore che era stato immaginato qualche anno fa prevedeva una popolazione di 390.000 abitanti. Catania in effetti ha quasi 300.000 abitanti, quindi noi non abbiamo bisogno di nuove costruzioni, abbiamo bisogno di recuperare molto il centro storico. Vi è un grande lavoro all'interno del piano regolatore per il recupero vero del centro storico attraverso la trasformazione, attraverso la conservazione, attraverso la rigenerazione. E c'è poi un altro concetto importante, che è quello del
che mette in relazione tutta la città, non con le aree edificabili, queste sì o quelle no, ma attraverso il concetto della perequazione, che vuol dire tutte le aree sono importanti attraverso l'interfacciarsi delle singole aree. Chiunque è proprietario di un terreno non avrà la necessità di rivolgersi a questo o a quel padrino per dire facciamolo diventare edificatore il mio o l'altro, perché tutti hanno la possibilità di partecipare alla edificabilità o alla realizzazione di servizi della nostra città. Io penso che questo sia innovativo e penso che i consiglieri comunali, ripeto, tutti i partiti hanno un'occasione storica, quello di dire io c'ero quando il nuovo piano regolatore di Catania è stato adottato. Sindaco, la devo fermare soltanto per qualche minuto perché adesso diamo la linea alla pubblicità, noi proseguiremo la nostra chiacchierata tra pochissimo, vi aspetto. Bentrovati a tutti, Blog TV, oggi è ospite il sindaco di Catania, l'avvocato Raffaele Stancanelli, col quale nella prima parte ci siamo soffermati su diversi argomenti. Prima della pubblicità abbiamo un po' parlato di quello che è il PRG, di alcune previsioni, anche lei ha parlato di verde, mi ha reso felice perché effettivamente le aree a verde a Catania mancano rispetto ad altre città magari del nord dove non c'è un clima mite come il nostro, eppure ci sono viali pieni di alberi e verde. A proposito di verde, dobbiamo anche parlare di Corso Martiri, un'area che qualche settimana fa avete presentato con un plastico per come verrà rinnovata. Lì ho visto tanto verde previsto. Ma io le dico questo, Corso Martiri anche qua, io penso che questo sia un merito della mia amministrazione. Si parla di polemiche a parte. Polemiche a parte, ma guardi, ma perché non dobbiamo essere? Io vorrei dire a coloro i quali mi critichino pure, mi dicono le cose che non vanno e sono a disposizione per rivedere. Ma fanno bene le critiche. Ma ci fanno benissimo, le idee fanno bene, ma quelle invece che fanno critiche a prescindere, cioè ogni giorno ci sono, ho visto, sono oltre ai critici normali, posso essere migliaia, non so quanti sono, ma posso, ed è giusto, ci sono 8-9 personaggetti che si alzano la mattina per mandare un comunicato ai giornali e parlare contro di me, qualunque cosa io faccia. Qualunque cosa, non trovano mai una cosa di buono. Poi quando sarà farò l'elenco di queste persone, poverette, sono dei poveretti. Quando sarà? Ci sarà l'occasione. Campagna elettorale. Sì, in campagna elettorale, ci sarà l'occasione. Allora, io dico, Corso Martiri, se ne parla dal 1955. Dal 1955 intere popolazioni sono state, come posso dire, sfrattate da quella parte importante di Catania, qualcuno dice anche deportate, e il comune di Catania negli anni ha pagato non soltanto dal punto di vista come posso dire, ambientale, quella ferita che c'è nel centro di Catania, ma dal punto di vista anche economico. Il comune di Catania negli anni, nel 93-94, la famosa primavera, pagò 40 miliardi di lire, 40 miliardi di allora, ai privati per risarcimento del danno, e altre cause ci sono oggi in corso che chiedevano al comune di Catania 140 milioni di euro di risarcimento. Questa amministrazione è riuscita a fare un accordo che è stato siglato dinanzi al presidente del Tribunale del TAR di Catania il 17 novembre del 2011, dopo tante trattative, che prevede l'azzeramento di questo debito, l'azzeramento, la possibilità di ricostruire, si ricostruisce alle condizioni che abbiamo detto noi. Finalmente è stato presentato un plastico serio, cioè un master plan serio. Ci sono state le modifiche. Abbiamo approvato in giunta tutto quello che c'era da approvare. Fra qualche giorno approveremo in giunta anche il master plan definitivo, quindi non dobbiamo fare più nulla. Noi, i privati, soltanto devono presentare le concessioni edificatorie per poter incominciare a costruire. Cioè anche qua l'amministrazione comunale ha fatto tutto l'iter, e qua sono stato molto aiutato dal professore Cariola, Gatino Cariola, ecco, perché non c'è nulla da nascondere. Noi abbiamo il titolare della carta di diritto costituzionale che lavora a tempo pieno per il comune di Catania per tutti gli aspetti giuridici che hanno refluenza anche per quanto riguarda Corso Martiri e per quanto riguarda il PUA, parleremo anche del PUA. Cioè voglio dire, quando un'amministrazione si serve dell'università per poter portare avanti i propri progetti, che sono quelli di risanamento dopo 60 anni quasi che se ne parla, io ritengo che sia un merito. Poi possiamo essere d'accordo più o meno sul tipo di progetto, su come deve essere fatto, ma voglio dire, questa è la realtà dei fatti di cui i cittadini prendono atto. Io mi accorgo ogni giorno che passa, io ricevo
le sollecitazioni, i complimenti, l'augurio da parte di cittadini che dicono che io non l'ho votata, però mi rendo conto che lei le cose le sta facendo, non dice faremo le cose, facciamo le cose e man mano che le facciamo le presentiamo alla città. Ecco, Corso Martiri è una di queste opere che nel momento in cui i privati, noi abbiamo fatto tutto, l'ultima cosa che ci rimane da fare è la presa d'atto del master plan, l'urbanistica l'ha già completato, la delibera la faremo tra domani e dopodomani. Ecco, io ritengo che noi stiamo facendo il nostro dovere, questo non vuol dire che siamo esenti da critica, possiamo essere criticati, io sono sempre a disposizione quando c'è la possibilità di rivedere le cose se ci sono degli errori. Le faccio un esempio, il piano della mobilità, noi il piano urbano del traffico l'abbiamo già approvato, ma ancora non è esecutivo, stiamo anticipando tante iniziative. Abbiamo anticipato la pedonalizzazione di Piazza Duomo, ma lei si ricorda le polemiche, anche i politici di opposizione scesi in piazza contro di noi, oggi tutti sono contenti di quel piano che abbiamo rivisto in alcune parti, via Vittorio Emanuele, ma che regge. Quando abbiamo pedonalizzato via Crociferi, altre polemiche, oggi sono tutti d'accordo. Quando abbiamo pedonalizzato San Giovanni Licuti, polemiche, oggi sono d'accordo, cioè a poco riusciamo a fare un... C'è un presidio fisso di vigili urbani. C'è un presidio fisso di vigili urbani, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire pedonalizzerete altre aree? Avete in mente qualche altra? Certo, dobbiamo, ma man mano con l'accordo. Chiudere tutta la città? Ma non si può chiudere la città, non sarebbe giusto, ma il piano urbano del traffico prevede anche la capacità di poter vivere. Oggi, se noi aprissimo al traffico Piazza Università o Piazza Duomo, creeremmo una rivoluzione negativa, perché oggi la gente si è abituata. Perché dico questo? Perché le cose si fanno a poco, tenendo presente che veniamo da 20 anni di sfascio, 20 anni di sfascio, lo ripeto, sono convinto di quello che dico, ho le prove di quello che dico, perché illudere la città che si fanno le cose bene, l'estate catanese costava miliardi al cittadino catanese, oggi noi siamo riusciti a fare, questa è la terza edizione di estate catanese, non so se l'hai visto il libretto, Catania in prima. Dove ci sono non so quanti eventi, 150 eventi, Teatro Massimo Bellini, Palazzo Platamone, Teatro Greco Romano, Villa Bellini e altri siti, abbiamo coinvolto i privati, il comune non spende un euro, noi riusciamo a dare questa varietà di spettacoli, non soltanto di spettacoli ma anche di sport e di altre attrattive, di teatro ai cittadini senza spendere un euro. Allora si può fare questo, ecco, questa, senza fare grosse trombonate, ma agendo concretamente sulle cose. Guardi, al 31 luglio noi abbiamo la presenza di 50.000 presenze in questi spettacoli. Nel mese di agosto sicuramente saranno cresciute perché, per esempio, gli avvenimenti alla Villa Bellini, che stiamo riuscendo a conservare attraverso un presidio di sicurezza, sono diventate un luogo dove migliaia di persone vanno a assistere agli spettacoli, al comune non costa nulla. E noi riusciamo a creare anche un'attrattiva turistica per Catania. Senta, tra PRG e PUA nessuno parla, non si sa niente del PRP, il piano che riguarda il porto. Lei sa qualcosa? Cosa ci sa dire? Io le dico questo. Quella è una zona totalmente dimenticata. Allora, anche qua sono stato molto chiaro in tante occasioni, il piano rotondo del porto non è di competenza del comune. Infatti, il comune, però nessuno sa dirci il niente. Comune, dico, il comune informato. Deve dare il concerto al piano regolatore che viene preparato dall'autorità portuale. Noi non abbiamo dato il concerto perché non siamo stati d'accordo, ma ho messo a disposizione i miei tecnici su una cubatura elevata, si parlava di oltre 1 milione di metri cubi, perché noi riteniamo che il porto non possa essere un oggetto di edificazione. Già abbiamo la frattura tra il mare e la città attraverso quello che è stato creato. Poi non le dico della ferrovia, se vuole parliamo anche della ferrovia, di quella cosa oscena che le ferrovie volevano fare a Catania e dove io non soltanto mi sono opposto concretamente. Ne abbiamo parlato diversi giorni. Ma mi sto opponendo perché non è possibile lo scempio di un doppio binario che passa sugli archi della Marina, dove viene messo uno schermo non so di quanti metri, che
chiude completamente la vista del già mare. Già quello che c'è attuale non consente effettivamente l'affaccio. E poi diretto. Lo scavo fino a, massacrando circa 20 abitazioni del centro storico, fra l'altro tutte di pregio. Abbiamo proposto un progetto alternativo, ci stiamo opponendo. L'altro giorno mi sono incontrato ancora una volta con le ferrovie. Sa cosa ha detto l'ingegnere della ferrovia che è venuto? Le ferrovie hanno un problema a Catania. E qual è il problema? Il sindaco. Perché non pensavamo che il sindaco sarebbe messo di traverso. Dico, mi metto di traverso e vi garantisco che questa vostra opera non si farà mai a Catania fin quando farò il sindaco. Anche perché gli abbiamo prospettato una alternativa possibile, fattibile, che permette il doppio binario, ma allo stesso tempo l'interramento, non ci sarebbe nessun vizio e nessuna invasione per l'ambiente, per il territorio catanese, e libereremo anche gli archi della Marina. Spero che si rendano conto che questa è la strada, su questo, ma ho assicurato loro, o meglio, ho detto loro, ho assicurato i cittadini che fin quando farò il sindaco di Catania, quell'opera a Catania non si realizzerà. Beh, con lei tanti, effettivamente, in questa lotta tantissimi le sono vicini, perché effettivamente sì, sarebbe uno scempio questo. Ma tornando al posto... Ma questo, scusi, e finisco. Sì. Questo è il modo di amministrare. Io penso che un amministratore, pur rimanendo fedele alle proprie idee, io non ho mai rinnegato le mie idee, tutti sanno che sono un uomo di destra, quando amministra non deve fare riferimenti di partito, deve pensare agli interessi della città, io questo penso. Quindi quando mi sono vicini ambienti di centro, di destra, di sinistra, per questa battaglia che stiamo facendo per gli archi della Marina e per la ferrovia, io sono contento perché sono il sindaco di tutti i catanesi. E per fortuna il sindaco è scelto direttamente dai cittadini, questo, almeno questo c'è rimasto a noi cittadini, di eleggere direttamente un sindaco. Senta, ma a proposito di porto, e poi concludiamo, io vedo come in altre città magari il porto sia appunto anche un porto turistico, ma dove si può passeggiare. La mia tesi è stata... Qui addirittura a settembre vogliono chiudere tutto. Guardi, la mia tesi, che io ho sempre anche nelle cose ufficiali, nelle riunioni ufficiali ho manifestato, è quella che Catania non ha bisogno di un porto commerciale, c'è Augusta. Catania ha bisogno soltanto di un porto turistico. Guardi, oggi arrivano... Quindi è contro questa chiusura definitiva a settembre? Ma certo, oggi arrivano a Catania dal mese di marzo al mese di ottobre circa 5.000 crocieristi al giorno per 5 giorni alla settimana. Quando scendono al porto, essendo, questo non faccio colpa a nessuno, essendo anche un porto commerciale, devono fare gli slalom tra i tir, i container, non hanno l'attrattiva del porto bello turistico. E io penso che queste persone, che poi si riversano al 50% del centro storico, lei ci scende sempre in Vietnamia, lo vede cosa c'è la mattina in questo periodo che va dal mese di marzo al mese di ottobre, cioè migliaia di persone. Io non so cosa rappresentano per l'economia questo, ma sicuramente rappresentano qualcosa di positivo per l'immagine della città, perché poi diventano ambasciatori della nostra città. Certo, quando arrivano al porto, il porto che è attrezzato anche dal punto di vista commerciale non è la migliore delle visioni. Ecco, io penso, e sono d'accordo, che questo porto dovrebbe diventare un porto turistico soltanto, allargato, abbellito se è possibile, ma con una forte attrattiva turistica. Speriamo che questo vada anche come suggerimento, ecco, come messaggio. Mi auguro che ci sarà il nuovo presidente dell'autorità portuale, che dovrebbe essere nominato tra qualche tempo, mi auguro che vada incontro a questa che è un'esigenza che la città avverte. Restando sul territorio, sindaco, c'è stata un'opera di demolizione di quelle case abusive nell'oasi del Simeto. Lei ha annunciato che comunque è una cosa che non è riguardata una giornata, ma si protrarrà. Dico, a questo aggiungo che l'abbiamo mostrato penso in tutti i telegiornali questo episodio, che però molte persone lì hanno detto che loro hanno regolarmente pagato l'ICI, alcuni la sanatoria negli anni passati. Allora, le dico questo, innanzitutto noi abbiamo 138 ordinanze in tutto il territorio della città di Catania esecutive per la demolizione di manufatti che sono assolutamente in contrasto con la legge, abusivi, e abbiamo iniziato da quello, procederemo nelle prossime settimane con un ritmo di 2-3 al mese, non annunzi, procederemo. In diverse parti della città? Soltanto nell'oasi del Simeto sono 40, poi il resto nel resto della città. E lo faremo. Interne? Nelle vie abusive. Non lo vuole annunciare? No, non lo voglio annunciare. Non conosco perfettamente quali sono le vie, quindi non dire vie. Ma sono 138. 40 sono nell'oasi del Simeto. Noi abbiamo detto
Per quanto riguarda l'oce del Simeto, che la zona A di inedificabilità assoluta va liberata dalle case abusive. Quindi andiamo avanti, gliel'abbiamo detto, il proprietario dell'immobile che abbiamo ieri demolito, togliendo i detriti, perché vede, c'era un precedente. Qualche anno fa, alla fine degli anni 90, un immobile, uno solo, fu demolito e i detriti rimasero là per 2 anni. Noi ieri abbiamo fatto invece tutta l'operazione, dalla demolizione all'eliminazione, all'una era tutto eliminato dei detriti, perché questa è la verità, poi dobbiamo fare le cose concrete, non soltanto per fare un po' di propaganda. E continueremo nelle prossime settimane, ce n'è già uno accanto, gli abbiamo detto al proprietario, se ne vada prima, così evitiamo che ci siano problemi. E continueremo, perché dobbiamo dare un messaggio di legalità contro coloro i quali negli anni, nei decenni, hanno ritenuto che Catania fosse una zona franca di abusivismo dove tutto si poteva fare. Questo è il primo problema. Secondo, all'interno dell'oasi del Simeto, non zona A ma zona B, si è costruito negli ultimi 35 anni, perché poi noi stiamo parlando di problemi non che sono nati 2 anni fa o 3 anni fa, ma sono nati 35 anni fa. E noi abbiamo il dovere di dare la possibilità a chi preesisteva all'istituzione dell'oasi di vivere in un ambiente dignitoso e sereno, rispettando i crismi della legalità. Quindi l'azione di contrasto all'abusivismo è propedeutica alla possibilità di normalizzazione, di realizzazione di quelle infrastrutture che facciano vivere questi catanesi in condizioni non... Manca ancora l'acqua potabile, non c'è l'acqua... Dopo 35 anni l'acqua potabile arriva con le botti, è possibile che dei catanesi devono vivere in queste condizioni? Quindi la lotta all'abusivismo è propedeutica alla razionalizzazione, alla qualificazione di quell'area, fermo rimanendo che la zona A, che è di inedificabilità assoluta, deve essere lasciata alla natura, anche perché lasciando alla natura noi abbiamo la possibilità anche di viverla meglio, anche dal punto di vista dell'uomo che si volesse avvicinare, così come avviene in tutte le parti del mondo, le oasi sono un momento di bellezza anche per chi le dovesse visitare. Questa è un'ulteriore azione di lotta all'abusivismo che fa seguito a tutta l'altra attività che la mia amministrazione sta facendo della lotta a tutti gli abusivismi, all'abusivismo commerciale, all'abusivismo edilizio, all'evasione fiscale e tributaria, a tutto quello che di illegittimo a Catania c'è stato negli anni, nei decenni e che noi a poco stiamo affrontando. Dicendo però una cosa, tutti vogliono tutto, molti vogliono che noi facciamo tutto e subito. Possiamo farlo a poco, non subito, ma attraverso anche il convincimento. Sai cosa ho visto ieri io al Villaggio Azzurro? Che molti dei residenti si sono congratulati con noi, ci hanno detto bravi, cioè si aspettavano rivolte, invece bravi, perché è giusto che gli abusivi vengono eliminati, perché noi siamo gente invece che vogliamo vivere nella legalità. Questo già è un messaggio positivo, cioè oltre alle cose concrete anche avere dato un messaggio positivo che siamo rigorosi ma allo stesso tempo cerchiamo di venire incontro alle esigenze di chi poi ha la necessità della casa, io penso che sia un fatto positivo anche di educazione. Ma sul controsenso di cui parlavo all'inizio, che alcuni abitanti hanno regolarmente pagato l'ICI addirittura qualcuno anche la sanatoria, ma infatti le dico, gli uffici come hanno accettato, erano abusivi, Come sono d'accordo con lei, come si fa? Su questo stiamo facendo tutti gli opportuni accertamenti per vedere chi è in regola non può essere sicuramente, ecco, abbattuto, chi è stato ieri demolito non è in regola, glielo posso dire. I 138 non sono in regola sicuramente, certo, non sono in regola sicuramente. Dicevamo dell'abusivismo commerciale, lei già sa cosa io le chiedo, perché c'è stata una partecipata conferenza stampa da parte della Confcommercio, però con tanto di videodenuncia, di fotografie, ci sono degli abusivi a Catania, degli abusivi addirittura storici, che hanno preso una porzione di strada, di terreno da anni, addirittura da generazioni. Beh. E loro li hanno definiti gli intoccabili. Bene, io e l'amministrazione su questo non interverrà. Ma non è vero, le dico. Tanto che Agen, scusi se concludo, il presidente Agen di Confcommercio Sicilia ha detto che hanno presentato esposto alla Procura della Repubblica. Bene, allora io dico questo: innanzitutto è vero che ci sono abusivi a Catania, ma io penso che ad onore del vero si debba dire tutto quello che stiamo facendo noi contro gli abusivi a Catania a poco, il dato che le do è questo: che sono triplicati i verbali e la rimozione del sequestro della merce. Ad Agen voglio dire,
Lui è stato assessore all'attività produttiva al Comune di Catania per due anni nella Giunta Scapagnini. Scapagnini, quindi io vorrei capire se il rimprovero, se la denuncia alla Procura riguarda anche se stesso, vorrei capirlo. Agile la stessa. Beh, ma hanno fotografato adesso. Non lo si, ma si, sicuramente, ma siccome dice che è storica, ed è storica la situazione, voglio sapere cosa ha fatto allora. Noi abbiamo triplicato le contravvenzioni. Vorrebbero l'esercito. L'Agel circa 6 mesi fa disse: dobbiamo dare atto a questa amministrazione Stancanelli della tolleranza zero, questi sono dati ufficiali, della tolleranza zero nei confronti dell'abusivismo commerciale, perché in effetti si stanno muovendo, ma non possiamo lasciare solo il sindaco. Quando assessore Racannizzo, è necessario che le forze, anche le altre forze dell'ordine, aiutino il sindaco in questa sua sacrosanta opera contro l'abusivismo commerciale. Lo ha detto 6 mesi fa. Oggi Agen si accorge che non è stato fatto nulla, che non si fa nulla da generazioni, quindi si autoaccusa. Se è sempre lo stesso Agen, non vorrei che c'è uno sdoppiamento di personalità per cui è un altro Agen. No, si autoaccusa perché non ha fatto nulla neanche lui, perché parla di generazione, da 30 anni dice che c'è l'abusivismo. Dice che se è lo stesso Agen, che 6 mesi fa eravamo i migliori, oggi non lo siamo più. La verità qual è? La voce, ma la era un plauso per, penso, all'assessore Cannizzo, no, intanto, che poi lei intanto, ha rimosso. Intanto è il sindaco che fa le attività, intanto è il sindaco che si assume la responsabilità delle cose che si fanno. Siccome stiamo continuando in quell'attività di cui ero io il responsabile, perché sono io che voglio l'azione contro l'abusivismo e non quella soltanto propagandistica, perché io lo devo dire, che noi abbiamo fatto un'azione, l'assessore, propagandista contro i paninari, e io ero d'accordo, e poi ho scoperto dopo 20 giorni che tutti i paninari erano di nuovo sul posto perché gli abbiamo restituito le cose. Quindi lasciamo, chiudiamo questo quadro. La verità qual è? Che Agen, che in questo momento si agita politicamente, la verità è, diciamo le cose, che hanno problemi alla Sacchi, meno male che noi non ci siamo, almeno non posso essere accusato alla Sacchi, che si stanno scannando per dire ci dobbiamo mettere questo, dobbiamo togliere l'altro, per fare in modo tale che non si parli della vergogna dell'aeroporto di Catania, dove da 3 mesi siamo senza né re né regno, perché c'è la lotta all'ultimo sangue tra questi personaggi che si definiscono non politici ma poi sono politici, per sviare l'immagine su di sé parla di una cosa dove noi stiamo lavorando. Io gli chiedo pubblicamente, ci venga a dare una mano d'aiuto, ci dica cosa dobbiamo fare, se possiamo fare ancora di più. E poi quando lui disse le interforze, ma il lavoro che è stato fatto, guarda, le dico, quando mi sono insediato la vergogna del lungomare di Catania era una vergogna ictuoculi, la vedevano tutti, il lungomare di Catania l'abbiamo liberato, la vergogna del rotolo, là stiamo riuscendo a regolamentare le vergogne di Corso Sicilia, e là grazie all'aiuto del prefetto, del questore, stiamo riuscendo a tenere. Signori, poi c'è un momento di crisi, siamo in un momento di grave crisi, e quando un povero disgraziato non ha come mangiare, se ne va al mercato e va a comprare una cassetta di frutta per poi venderla e guadagnare 10 euro, certo che è abusivismo e lo dobbiamo combattere, ma stiamo attenti a diventare, cioè questi sono quegli uomini sociali al cascime, li chiamo io, che parlano sempre di socialità. L'esempio di Palazzo Bernini glielo posso raccontare. Palazzo Bernini, noi abbiamo ricevuto giustamente delle proteste da parte di cittadini del quartiere perché si lamentavano per lo scontro. Cioè, è vero, anche a noi. Noi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti senza la forza, ma con la convinzione, dando risultati anche a quei poveri disgraziati. E dove sono che finite stavano là? Queste persone? A poco gli abbiamo pagato il biglietto per andarsi a quello al quale potevamo farlo, li abbiamo mandati, abbiamo chiuso. Dopo che abbiamo chiuso abbiamo visto che alcune delle persone che avevano firmato l'appello perché li buttassimo fuori hanno firmato un appello, poveretti, diamo qualcosa a questi. Allora io li chiamo questi, sa come li chiamo? Sociali al cascimir, oppure come quegli esponenti della sinistra che si sono lamentati perché c'erano 3 rom, 4 rom che davano fastidio all'aeroporto. Cioè questi invece sono al caviale, sono sociali al caviale, cioè che fanno, sono tutti per i centri sociali, poi però quando li toccano personalmente si preoccupano, sono i rom. Sai cosa è successo al campo nomadi di Fontana Rossa? C'erano 40 container, oggi sono
17 in meno, erano 140, oggi sono 60, siamo riusciti ad accudire 40 bambini con il caldo. Questa è socialità. Noi stiamo, ma doveva essere un campo momentaneo. E noi a poco a poco, noi a poco a poco li stiamo trasferendo, li stiamo mandando, senza fare operazioni di sangue, che è la cosa. Invece, no, quelle nessuno invece le chiede. questi progressisti si riempiono la bocca sempre di socialità a favore dei poveri, quando li toccano, ecco, hanno il cascimis e il caviale. Quando li toccano, perché toccano la loro sensibilità borghese, e si incominciano ad agitare. E hanno fatto l'operazione di Fontana Rossa, che è un'operazione dove l'assessore Pennisi sta facendo tutti gli sforzi per far riuscire a mandare in maniera serena, entro il mese di agosto non ci sarà più nessuno. Ecco, questa è la differenza tra noi, che facciamo attività di rigore ma allo stesso tempo non attività di pestaggio. Ma lei lo sa cosa è successo in tanti siti dopo che questi signori, guidati dal personaggio che conosciamo, sono andati a Fontana Rossa per parlare contro il Rom? Sono stati i siti di razzisti che hanno detto uccideteli, bruciateli. Ma è possibile, no, questo? L'ha letto lei i siti? No, uccideteli, bruciateli, perché non gli buttate le bombe là dentro? Cioè, è possibile una città accogliente come Catania che venga stimolata nelle sue cose peggiori da coloro che dicono di essere progressisti per il bene della comunità, per il lavoro? Beh, questo invece, qua è la mentalità però di ognuno, che poi di ognuno. Ma no, di questi sono esponenti politici. Quando io vedo senatori del PD che se ne vanno a fare queste cose, benedetto senatori Dio, senatori a caso che se ne vanno a fare queste cose, ma pensi. Ma lei si è seccato ultimamente quando hanno preso l'aula consiliare? Ma io non mi sono seccato per nulla. Io dico che quando ho fatto pagando una manifestazione a Palazzo Platamone, pagando, c'è stata la sollevazione di tutti questi sepolcri imbiancati. Loro invece hanno utilizzato Palazzo Platamone, è un palazzo che diamo a disposizione di tutti coloro i quali vogliono fare manifestazione. L'ha fatto il sindaco, è successo all'inverno. Invece Palazzo Municipale, la sala consiliare, non l'ho mai utilizzata per manifestazioni politiche. Arrivano questi signori rispettosi della legalità a parole e vanno a fare una manifestazione politica. Non mi sono seccato. Prendo atto della meschinità dei soggetti, proprio della meschinità dei soggetti. Senta, io non ho più tempo, però è importante, quando si parla di legalità, anche dire che ci sono delle ordinanze che per alcuni passano totalmente inosservate, che lei ha promulgato in questi mesi. Mi riferisco ai lavavetri, che da qualcuno parte c'è. Quindi vengono ignorate anche, non è vero, anche sulla prostituzione, anche qua, ogni tanto spuntano. Posso parlare? Sì. Lavavetri. Il problema dei lavavetri si pose quando frotte intere, 10-15 persone, aggredivano le persone ai semafori, e quello diventò un problema sociale. Diventò un problema sì, sociale. Ma non è che ogni lavavetri si può chiedere se è una persona violenta o meno. No, abbiamo fatto un'opera di dissuasione che ha dato risultati. Mi consente, però, se c'è un lavavetri, uno, che sta all'angolo, ma veramente siamo. Ma quello cacciato ma via dice perché io non lo voglio. Ma non ci vedo, quando io devo pensare alla tutela della sicurezza dei cittadini, non a fare che so non so che cosa. Ma lei immagina se c'è un lavavetri. Io ricordo che negli anni scorsi il lavavetri, forse a volte lo cercavamo noi quando avevamo lo specchietto, quando avevamo la macchina sporca. Anche qua chi amministra deve avere la capacità della moderazione dell'equo e dell'equità. Certo, 10 lavavetri che aggrediscono sono un problema sociale, un problema di ordine pubblico. Un lavavetri che, poveretto, si guadagna da vivere e non dà fastidio. Ma dobbiamo, ecco qua la capacità di mediare. Le prostitute. Io dico, noi non possiamo fare nulla, io l'ho detto tante volte, contro le prostitute non possiamo fare nulla. Non peraltro si è detto il più antico mestiere del mondo, ci mancherebbe altro. Ma perché da un punto di vista... Se fosse un mestiere pagherebbero le tasse, però. Questo è un altro aspetto, se vuole le dico qual è la mia idea. Giuridicamente non abbiamo la possibilità di mandarle via, anche perché la maggior parte sono comunitarie, non extracomunitarie. Neanche la polizia ha le armi. Allora l'unica arma di dissuasione che noi abbiamo e avevamo è quella della contravvenzione nei confronti dell'utente, per dare anche, non per fare soldi, ma per dare anche psicologicamente, stai attento che lo facciamo sapere. Basta che non multate chi si ferma a chiedere informazioni. Guardi, le informazioni si chiedono ai vigili urbani, non si chiedono alle prostitute, però non mi faccia sorridere, non si chiedono alle prostitute, ci si informa su altre cose, no? Ecco, allora questo a cosa è servito?
è servito nei primi giorni a far come posso dire, attenuare il fenomeno. Si è ripresentato, le forze di polizia, i vigili urbani stanno riprendendo, è una lotta, ma non contro le prostitute, non possiamo fare niente. Ecco, coloro i quali fanno demagogia anche su questo, lo dico chiaramente, devono sapere i cittadini che da un punto di vista normativo non è possibile fare nulla, perché c'è la libertà di camminare come vuole camminare, tranne che non sia di un'oscenità tale, ma immagini se oggi si può parlare di oscenità, il luogo, uno può passeggiare, può fare quello che vuole, non c'è la possibilità di intervenire. Questo deve essere chiaro, c'è la possibilità di utilizzare dei mezzi deterrenti come quello dell'ordinanza contro gli utenti che vanno a chiedere la prestazione alle prostitute, e questo lo stiamo facendo e questo abbiamo fatto. Cioè, guarda, io sono stato un uomo di opposizione per tanti anni, io vengo dal movimento sociale, quindi immagini l'opposizione, però siamo attenti a fare... Allo stesso partito di Nello Musumeci? Stesso partito di Nello Musumeci, senza dubbio. Lo sapevamo. Ma ci mancherebbe altro, è un fatto positivo secondo me. Ora però invece siete ma non siamo l'uno di fronte all'altro. Ma non, non siamo di fronte all'altro, non siamo di fronte all'altro. Vabbè, io faccio il sindaco di Catania e lui no, in questo momento. Poi possibilmente domani lo farà lui, ma la vita è bella perché è varia, ci mancherebbe altro. Io sono stato eletto sindaco, lo sto facendo, spero che io venga apprezzato dai cittadini. Ma lei si candiderà comunque anche se non avrà lo sta bene del PDL, visto che diciamo Castiglione, lo abbiamo detto tutti tempo fa, disse che lei è un uomo di Lombardo e si sa che Castiglione e Lombardo sono proprio amici. Ma Castiglione spesso non sa quello che dice, Castiglione spesso non sa quello che dice. Beh, ma poi si riprende, poi ogni tanto si riprende anche. Io sono un uomo del PDL che non accetta lezioni di coerenza da parte di nessuno, questo lo ripeto tante volte, io vengo dal Movimento Sociale, vengo dall'Alleanza Nazionale, sono un uomo di destra e sono stato sempre al mio posto, non ho mai fatto parte di governi di centrosinistra, come per esempio Castiglione è stato nel governo guidato dal comunista capo di casa, era assessore, non sono stato mai di sinistra, non ho fatto mai alleanze con la sinistra, quindi non apprendo lezioni di coerenza da parte di nessuno, meno che mai dall'onorevole Castiglione. Questo lo dico con amicizia, perché siccome siamo amici gliel'ho detto personalmente, quindi immagini se io sono un uomo però che siccome capisce che il centrodestra è in difficoltà, ritengo che oggi, se non vogliamo fare perdere il centrodestra, dobbiamo, se siamo capaci, se siamo una classe dirigente, io non faccio parte, grazie a Dio, della classe dirigente, io sono un semplice iscritto, non ho incarichi, io mi rivolgo a chi ha incarico, stiamo attenti a non perdere anche la Sicilia, così come abbiamo perso Palermo, come abbiamo perso tante città. Quindi critica tutta questa rosa di candidati? No, io non critico nessuno. No, io, ma dico, ha visto la vorrei, regione, cosa, io, cioè, sa cosa vorrei io? Io vorrei, che in questo, io sa cosa vorrei? Mi farebbe piacere, da iscritto del PDL, come tanti, che Alfano, Castiglione, Misuraca, Nania, Cascio, Leontini, Romano, Miccichè, Musumeci, ho detto tutti, che sono tutti i personaggi più importanti che ha il centrodestra, si siedano, si chiudano e stabiliscano. Invece si sono candidati tutti, ognuno per sé. Ecco, si chiudano. Io ho fatto i nomi, nomi che hanno un significato, il segretario nazionale, i tre coordinatori regionali, il capogruppo all'Assemblea regionale, il presidente dell'Assemblea regionale, il capo di Grande Sud, il capo del PID, il capo della destra, si siedano, si mettano d'accordo, dicano qual è il programma che noi come centrodestra dobbiamo avere e trovino una soluzione per dare speranza alla Sicilia, che si trova in una situazione difficilissima, e agli elettori di centrodestra, che sono moltissimi e che sono in attesa e sono molto delusi. Io mi auguro che questi personaggi di cui ho parlato, la maggior parte dei quali sono amici miei, quindi immagino con i quali abbiamo lavorato assieme, veniamo dallo stesso partito, ecco, si siedano e trovino una soluzione nelle prossime ore, perché noi, ecco mi ci metto anch'io, rischiamo di perdere le elezioni regionali. Certo, ecco, non c'è più un tempo. Passo indietro alle ripicche, ai rancori, ecco io li invito, siccome sono la classe dirigente, è una bella classe dirigente, si diano da fare perché vengono eliminate, ecco, se posso dare un consiglio, prendo un esempio da me. Io sono riuscito in questi 4 anni a fare il capo della coalizione tenendo tutti assieme, non ci sono le fibrillazioni, ci sono, ma tenendo assieme, lavorando nell'interesse di Catania. Ecco, l'unico consiglio che posso dare, poi non ne posso dare altri, è questo.
Bene, allora un programma e un candidato soltanto, questo ce lo auguriamo anche noi. Per il momento, Sindaco, il nostro tempo è davvero finito, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie a lei. E le auguro buone vacanze, ci andrà in vacanza, sì, qualche giorno. Il 14 e il 15 agosto. Ah, anche l'anno scorso me lo disse. Va bene, allora Sindaco, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, buon proseguimento di serata a tutti.